Oggi suoniamo e cantiamo È sempre bello di Coez. La nuova canzone uscita pochissimo fa e che sta già spopolando. È quasi sempre bello se dal buio arriva il giorno. È bello se le nuvole sono solo un contorno. A volte è bello avere 18 anni. È bello se mi chiami, è bello se rimani. È bello se rimandi un po' quando stai per venire. Ha un fascino più forte tutto ciò che può finire. Gli hai visti i nuovi euro da 20 bocchi dire. I soldi sono sempre belli, erano belle anche le lire. È bella questa stanza pure se ci sto da solo. È bello questo hangover visto che oggi non lavoro. È bello se scopriamo a lui invece fuori il giorno. È bello sempre averti intorno. Oggi voglio andare al mare, anche se non è bello. Oggi sai che voglio fare, fare come quando piove. Io mi scordo l'ombrello. Per chiunque volesse imparare a suonare la chitarra, vi ricordo che sta per uscire il mio videocorso chitarra digitale, quindi con tantissimi argomenti, il corso più completo che secondo me esista online. Per informazioni richiedetele alla mail qui sotto in descrizione. Andiamo a vedere come si suona. Allora, questa canzone si suddivide principalmente in strofa e ritornello, quindi due parti. E gli accordi diciamo che sono sempre gli stessi. Anche il giretto, vi consiglio di mettere il capotasto sul primo tasto per la tonalità originale, quindi per mantenere la tonalità di Coez, ok? Nel caso potete anche non suonarla con il capotasto, la canterete magari un filo meglio, dipende dalla vostra tonalità, ok? Gli accordi della strofa, quindi il giretto dei quattro accordi sono Sol maggiore, Si minore, Mi minore e Do maggiore, ok? Innanzitutto andiamo a vedere come si formano. Abbiamo Sol maggiore, lo formiamo con questa posizione: quarto dito sul terzo tasto della terza corda, quarto dito sul terzo tasto della prima corda, secondo dito sul terzo tasto della sesta corda e primo dito sul secondo tasto della quinta corda, ok? Questa è una delle posizioni principali, se no potete suonarlo così, così, insomma, come preferite, ok? Si minore, accordo che può sembrare difficile, ma potremmo farlo in due modi per facilitarlo. O il Si minore facilitato, quindi così, ok? Mettendo il primo dito sul secondo tasto della seconda corda e suonando dalla quarta corda in giù, ok? In questo modo qua. Altrimenti possiamo fare il Si minore settima, quindi questo. Ok? Che questa è la tab, quindi il rispettivamente il secondo tasto della prima, terza e quinta corda, ok? Decidete un po' voi quello che vi facilita di più la canzone. Mi minore, ok? Quindi primo dito sul secondo tasto della quinta corda, secondo dito sul secondo tasto della quarta corda, ok? Altrimenti anche questa posizione. E finiamo sul Do maggiore. Quindi primo dito sul primo tasto della seconda corda, secondo dito sul secondo tasto della quarta corda e terzo dito sul terzo tasto della quinta corda. Dalla quinta corda in giù, ok? Quindi riprendiamo un pezzettino della strofa per farvi capire. È bella questa stanza, pure se ci sto da solo. È bello questo hangover, visto che oggi non lavoro. È bello se scopriamo al buio invece fuori il giorno. È sempre bello averti intorno. E poi inizia il ritornello, ok? Ritornello sempre gli stessi accordi, quindi oggi voglio andare al mare, anche se non è bello. Oggi sai che voglio fare, fare come quando piove. Io mi scordo l'ombrello. Come vedete sempre gli stessi quattro accordi, il giretto è sempre lo stesso. Sol, Si minore o Si minore settima o Si minore facilitato, Mi minore e Do maggiore, ok? Per il ritmo vi consiglio questo ritmo molto facile che potremo applicare a tutti gli accordi della nostra canzone, cioè giù, giù, su, giù, su, giù, giù, ok? Il trattino è una piccola pausina, quindi giù, giù, pausina, su, giù, giù, e cambiamo accordo, giù, giù, su, giù, su, giù, 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 su, giù, su, giù, giù, lentamente, giù, giù, su, giù, su, giù, giù. E poi si continua. Oggi voglio andare a mare, anche se non è bello. Oggi sai che voglio fare, fare come quando piove. Io mi scordo l'ombrello.
Spero che questo tutorial vi sia piaciuto. Vi ricordo sempre di... No, iscrivetevi. Se vi iscrivete, bene, se no niente. Vi ricordo, per chi vuole iniziare a suonare la chitarra, ci sono i miei videocorsi. Sta per uscire il mio videocorso chitarra digitale. Cliccate i primi link in descrizione per informarvi un po'. Noi ci vediamo al prossimo video.